So I want to make my promise to her. But before I will make my promise to her, sorry, can somebody interpret for me, please? Translate for me, please. You got it. All right. Before I will make my promise to her, I want to quickly say. If I go away from Reggio now, I've got my friend. The reason why I came to Reggio, I've achieved it. What's up, bro? So, she is the reason why I have been in Reggio for these years. If I may say, let me explain to you so that you understand. Voglio spiegarvelo bene così che capite. Nel maggio del 2016, I was planning to come abroad. Stavo pianificando di venire. I went to visit a friend, a family friend. Sono andato a visitare un amico di famiglia. A pastor came in. Un pastore è venuto. Who told me, boy, come? Lui è venuto e mi ha detto. He said you want to travel abroad. Tu vuoi viaggiare per caso all'estero? He said, but when you get abroad. Ma quando arriverai all'estero? He said there's a woman. C'è una donna. With three children. Con tre figlie. He said she has just three girls. Ne ha tre ragazze. He said the second one is bigger than the first one. La seconda vedrai che è più grande della. He told me when you come back with her. Quando tornerai con lei? Come and rejoice to us. Vieni a gioire con noi. To tell us you came with your testimony. Per dire che sei venuto con la tua testimonianza. But I was angry. Però io ero arrabbiato. Because I want to go to abroad, not to look for a guy. Io volevo andare all'estero, non cercare un uomo. So I left. Quindi me ne sono andato. So until one day. Finché un giorno. I was praying. Mentre stavo pregando. Lord, I want to marry. Dio, ti voglio sposare. I prayed and prayed. We all together will go to church together. Ho pregato. Andavamo in chiesa. Until 2020. Fino al 2020. When God Dio gave me another direction again. Dio mi ha dato un'altra direzione. From what that man told me 2016. Da quello che l'uomo mi aveva detto nel 2016. So I now knew that this is the hand of God. Sapevo che questo era quello che. So I want to make my promise to her this afternoon. Adesso voglio fare questa promessa a Maria. I want to tell you, Maureen. Voglio dirti, Maureen. If there are other queen in the earth. Se ci sono. There is no like you. If there are prophetess on this earth, se ci sono profetesse su questo. You are number one. Oh, bro. If me, I will make heaven. Se io arriverò in cielo, you will be 85% of this. Tu sarai percentuale di questo. I want to tell you that from the bell of my heart. Te lo voglio dire proprio dal profondo. Whether men like it or yes. Whether men like it or yes. Se gli uomini piacciono oppure no. People believe or not. Se le persone ci credono no. I love it from the bell of my heart. Come on, bro. I want to let you know. Voglio che tu sappia. By God's grace. Per la grazia di Dio. I actually cannot take good care of you. Non potrò assolutamente prendere cura di te. Creator, ma Jesus, il nostro creatore, il Signore Gesù, ti aiuterà. Prima di tutto voglio ringraziare Dio. Lo voglio ringraziare per la sua fedeltà. We know that feeling. I love you. Come on.
come on, bro. That's what's up. That's what's up. And I remember God has, he has a love for you and I. He also gave you a more concerned open matter thing. And I'm not afraid at all because I know that I'm working with you. Io non ho per niente paura perché so che stiamo camminando con Dio. I knew that our meeting together was destined by God. Io so che il nostro incontro è stato un destino di Dio. And I promised to be a submissive wife. Prometto di essere una moglie che si sottomette. And love you. E di amarti. Amen. Amen. This song is hot, and even the camera is reacting. So it's overeating. Sorry. Yeah. Just pictures. Huh? Maureen. Richard Pestanello. Simbolo di mio amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. The other one for her. Okay. Arrivo. Cari, io levo. Ah, è poco questo. Adamare la. Mi sono sollevato. Non mi dico. Parla mi dico. Sembra che mi amore. Nel nome del Padre. Nel nome del Padre. Del Figlio. E dello Spirito Santo. E dello Spirito Santo. Amen. Chiudiamo tutti gli occhi per favore, stendiamo le nostre mani su di loro. Clifford e Maureen, come Chiesa vogliamo benedire la vostra unione, vogliamo benedire la vostra vita insieme e vogliamo ringraziare Dio perché è sempre presente insieme a voi. Vogliamo benedire la vostra unione e con l'autorità che mi è stata conferita io vi dichiaro marito e moglie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso Woo!
quella con cui posso condividere le mie idee. She has always been the sister that I can tell, Maureen, what do you think about this? È sempre stata la sorella a cui ho potuto dire, Maureen, cosa ne pensi di questo? And she told me her opinion. E lei mi dice le sue opinioni. Then we have to agree on one thing. Punto. Most of the time, my own opinion matters a lot. La maggior parte delle volte le sue opinioni sono molto, non contano molto. Okay. So Maureen has been the sister that whenever my friends are quarreling with me, she tells me, forget about them, let's go and play. Maureen è stata la sorella con cui quando i miei amici erano lì ad aspettarmi, lei mi diceva, allora lasciali stare, vieni qua a giocare con me. Maureen has been the sister that I can fight for. Maureen è stata la sorella per cui io... I remember one day in the market. Mi ricordo un giorno mentre eravamo al supermercato. So siamo... We were selling bags. Noi stavamo vendendo delle borse. Then a woman came to buy the bag. E una donna è venuta a comprare questa borsa. So she priced it. Lei ha dato un prezzo. But the price was not worth it. Ma il prezzo non andava bene. So she was angry with Maureen for the price Maureen gave her. Quindi lei era arrabbiata con Maureen per il prezzo che lei aveva dato. So it caused a fight between the woman and Maureen. Quindi c'è stato un litigio, diciamo. Yeah. Then I was far away, I was like 1 meter away from Maureen and the woman. Io ero intorno a un metro lontano da loro. But the moment the woman laid her hand on Maureen. E quando la donna è andata ad alzargli le mani, a messi le mani. I was there in 2 seconds to beat the woman. I was being 2 seconds to hit the woman sono back. Sono andata lì ed ero a 2 secondi da alzargli le mani. So. We fought, but I won. Ma io ho vinto. Yes. So, and also, Maureen, my sister, has always been this girl that loves Christ. E Maureen è sempre stata la sorella che ama. She has been this girl that whenever we go to church on Sundays when we are little. Ogni volta andavamo la domenica in chiesa quando eravamo piccoli. Then after listening to the pastor in the church. Dopo che ascoltava quello che il pastore aveva da dire. Maureen comes home. Maureen veniva a casa. She gathers all the slippers and shoes in the house. Prendeva tutte le ciabatte e le scarpe a casa. She underlines them in a straight line. Li metteva in una linea diritta, in fila. Then she puts a chair as an altar. Poi metteva questa sedia come se fosse un altare. Then she starts singing. E cominciava a cantare. Praying. I'm preaching to the chairs and the shoes. So, Maureen did not start today to serve God. She started when she was still very young. Quindi Maureen non ha cominciato adesso a servire Dio, ma ha cominciato quando era davvero piccola. So she has really gone deep into this. Quindi ha fatto veramente in profondità. And I wish her the very best. E le auguro il meglio. Yeah. Thank you very much. Per il regno di Dio, andare oltre le mie paure, vedendo il loro coraggio che è di esempio totale per tutti noi. Se cominciamo a guardarli più da vicino, vedremo che tutti noi saremo incoraggiati a fare di più. E ora, visto che anch'io, da sposato, da quasi 2 mesi adesso, il consiglio che vi do stamattina è un consiglio fresco che ci è arrivato da poco, da degli amici che sono venuti a casa nostra, invitati in questi giorni. Ed è quello di non rendere il vostro matrimonio troppo privato. Far sì che i problemi che nascono non siano qualcosa da dover nascondere agli altri, per dover far vedere qualcosa che non è come un matrimonio perfetto, ma condividere con la vostra chiesa problemi che nascono, perché da questi problemi non solo i problemi in sé diventano più piccoli quando se ne parla, ma non sapete mai le persone che possono essere incoraggiate da queste a parlare anche loro. Ricordatevi di
di sacrificarvi l'uno all'altro in ogni cosa, in ogni problema che può nascere. Chiedete a Dio di farvi amare l'uno con l'altro come Lui ama la Chiesa. E io vi voglio benedire, lasciarvi e continuare con questo tempo spettacolare che stiamo vivendo oggi, nel nome di Gesù.